Va ora in onda? English Talk Show. Un programma di Lorenzo Rossi. British Sports World. Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di English Talk Show che vi accompagna ogni settimana lungo le strade dello sport britannico e non solo. Con noi il conduttore della trasmissione, il grande esperto di sport anglosassone, diciamo così, il nostro Lorenzo Rossi. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Buonasera anche a te Lorenzo, dunque vogliamo direi partire subito con il nostro sommario. Assolutamente, prima in lingua italiana, eccoci quindi arrivati ad un'altra puntata di English Talks. Non siamo la domenica sportiva, ma io ho già perso il conto, credo siamo sui 40, sulle 40 puntate, dove simile, comunque dovrebbe essere la 38esima se non la 38esima, benissimo. Comunque, a parte ciò, veniamo al sommario che come sempre è abbastanza nutrito, succulento per tutti quelli che vogliono una visione a 360 gradi dello sport d'oltremanica. Partiremo con il calcio, con un'ampia pagina, perché tratteremo tre temi: la Championship, il campionato cadetto inglese, la Sky Bet Championship che sta giungendo sempre più vicino ai playoff, anche se manca abbastanza tempo. Poi avremo i commenti alla Champions League e i commenti alla FA Cup di calcio, sempre che il cui quinto turno si è svolto tra venerdì e domenica scorsi. Poi passeremo ad un'altrettanto ampia pagina di altri sport che parte
partirà con la Formula 1 domenica, comincia il mondiale di Formula 1 e si correrà in Australia sul circuito di Albert Park la prima gara della stagione. Poi andremo con il rugby, commenteremo la quinta giornata del Sei Nazioni 2016 che anche per conto terzi diciamo ha laureato l'Inghilterra campione per quest'anno, e finiremo con un po' di ciclismo, un po' di attualità del ciclismo e il ricordo di un grande campione di sci alpino, non è Peter Phil, che domani compie 60 anni. Bene, in inglese? In inglese ora. Hello and welcome to another episode of our English talk show. In this one we will have a lot of football and a lot of other sports as well. First, we will give a quick glance to the Sky Bet Championship that is getting closer to the postseason and the playoffs, closer and closer they get. And then we will review the Champions League results and the fifth round of the FA Cup that took place between last Friday and Sunday. Then other sport, then turn into other sports. Formula One first, with a preview of the Australian Grand Prix. It's on Sunday, and then again some cycling with some history of the sports as well, and then rugby. We will review and preview the fifth round of the RBS Six Nations Championship that took place from between Saturday and Sunday. Then we will have the wishes to a great alpine ski champion turning 60 on Friday. Siamo pronti. Molto bene, allora iniziamo a parlare di calcio inglese col campionato cadetto inglese, la Championship, che è sempre in continua evoluzione. Si stanno giocando delle partite di recupero in questi giorni. Il 15 di marzo si è andati a giocare tre recuperi della giornata prevista per il 20 di febbraio, mentre invece si sono completate poi le sfide della 37esima giornata nello scorso weekend. E nel prossimo weekend, a partire da stasera, mentre praticamente va in onda la trasmissione, fino a sabato, non ci saranno partite dal lunedì questa settimana, si completerà la giornata numero 38, quindi vuol dire che siamo non lontani dall'epilogo, visto che sono 46 le partite. In classifica c'è stato un distacco molto netto in queste ultime settimane, grazie anche ai recuperi giocati. Il Burnley si è portato in vantaggio con 74 punti in 37 partite, ne ha 6 di vantaggio sul Brighton, che ne ha 68 sempre in 37 partite. Il Middlesbrough ne ha 67 e l'Hull City 66, ma entrambi hanno ancora una partita da recuperare, quindi se il Burnley sembrerebbe poter aver fatto l'azione decisiva per distaccarsi in vantaggio, tra Brighton, Middlesbrough e Hull City la situazione per la seconda promozione diretta è veramente stretta. Il Derby County con 61 precede il Sheffield Wednesday con 59. Queste due squadre devono difendere la posizione playoff dagli assalti di Cardiff City e Ipswich Town, che di punti ne hanno 58, 37 partite per tutti. Seguono il Birmingham City a 55 punti, il Preston North End a 52, il Queens Park Rangers a 50, il Wolverhampton e il Leeds a 47, 46 per il Nottingham, 44 per il Reading, Blackburn Rovers e Brentford 43, Huddersfield Town 42, Bristol 40, Fulham e Milton Keynes Dons 37, Rotherham 36 e Charlton 32, queste quattro in lotta molto stretta per evitare due retrocessioni, e il Bolton Wanderers con 26 punti sembrerebbe ormai praticamente retrocesso in League One. Sì, sostanzialmente quello che dice è giusto. Il boss, diciamo, la squadra in testa cambia molto spesso, un po' come
la fascia di capitano nella nazionale inglese, anche se era più una cosa che capitava 20-25 anni fa, adesso è più, diciamo, è più normale che sia un giocatore solo ad averla. In ogni caso, il Burnley sarebbe un ritorno immediato, no? Come si dice spesso, la squadra retrocessa poi si impegna e riesce a risaltare su, riandare su direttamente. Bene, anche il Brighton, direi che comunque anche quando la vedevamo era lì sostanzialmente, anche se aveva un vantaggio anche abbastanza buono nel momento in cui vedevamo appunto su Gazzetta TV, però sostanzialmente ha il merito di essere partita e di essere ancora lì. Non è semplice, perché ricordiamo che la Championship è iniziata lo scorso agosto e siamo comunque molto vicini alla primavera meteorologica più che a quella climatica, quindi è passato diverso tempo. Come giustamente dicevano, poi ci sarà anche un ricordo di questa sera, mentre registriamo il giovedì, quindi ci sarà anche il calcio. Come giustamente dicevano anche Giovanni Manenti e Massimo Corsini nello scorso numero di Anglocalcio, il Bolton non è in amministrazione controllata, dovrebbe aver avuto in questi giorni l'udienza, insomma, diciamo, presso gli avvocati e la cosiddetta in italiano curatella fallimentare per vedere un po' di sanarli. C'è una differenza molto, molto grossa, diciamo, dal punto di vista dell'applicazione delle regole tra l'Italia e l'Inghilterra, nel senso che in questi casi le squadre vengono penalizzate senza tener conto di eventuali fattori esterni, come possono essere in Italia il blasone o il bacino d'utenza o la eventualmente la grandezza della città e quant'altro. In questi casi si va con la penalizzazione di 9 o 10 punti, dipendendo dai punti conseguiti fino ad ora, comunque il massimo. E direi che possiamo finire qui questo breve inserto sulla Championship. Bene, quindi adesso dobbiamo andare a parlare di calcio europeo, sempre in chiave inglese e con un minimo accenno in chiave italiana, in cui io ti annuncio già che dirò un po' di cattiverie. Una filippica. Sì, perché io non accetto, lo anticipo, poi lo dico bene, non accetto quello che va successo. Va bene, vai, andiamo con i risultati e con i commenti. Dicevo, poi non accetto quello che è successo ieri a Monaco, comunque poi ne parliamo dopo. Allora, i risultati, certo. Andiamo alle quattro partite di questa settimana. Vi ricordo, settimana scorsa si erano già chiusi 4 ottavi di finale con la qualificazione di Benfica, Paris Saint-Germain, Wolfsburg e Real Madrid. Questa settimana sono andati a fargli compagnia il Barcellona, che ha superato l'Arsenal 3-1 dopo averlo sconfitto 2-0 in Inghilterra, quindi in modo assolutamente perentorio. L'Atletico Madrid e il PSV in Dove hanno chiuso per 0-0 anche la gara di ritorno. L'Atletico Madrid ha poi imposto la sua superiorità, se così si può chiamare, quando una partita finisce ai rigori, tra l'altro una serie interminabile di rigori tutti segnati. Mi pare che al settimo o ottavo all'ottavo serie di rigore l'Atletico Madrid è riuscito a segnare il PSV. No, il Manchester City, dopo aver espugnato Kiev col punteggio di 3-1, ha controllato in modo comodo la partita di ritorno, finendo 0-0 in casa. Quello che è successo a Monaco invece è assolutamente una cosa folle, nel senso che la Juventus, dopo il pareggio interno 2-2 che lasciava ben poche possibilità, si è portata sul 2-0 entro la prima mezz'ora. A Monaco ha resistito poi col doppio vantaggio fino a 17 minuti dalla fine. A quel punto ha preso 2 gol in 17 minuti e poi è crollata nel secondo supplementare, e così è stato il Bayern a superare
è turno. Tu settimana scorsa dicevi che le squadre inglesi non hanno più la loro identità, perché tu non avevi mai visto una squadra inglese non terminare all'attacco cercando in tutte le maniere di